guerra di Troia. Ora, noi ci chiediamo, tutti se lo chiedono, ma sta guerra, beh, alla fine, Dio buono, l'hanno fatta veramente, era una guerra vera, è il racconto di una guerra veramente accaduta, proprio con quelli lì. E questo è un punto affascinante. Quel che noi sappiamo è che probabilmente le narrazioni dei greci raccolsero una moltitudine di guerre e anche di personaggi, di persone, come veramente una costellazione, un pullulare di storie, di piccole assedi, di grandi assedi, di battaglie fatte e non fatte, e tutto questo coniarono nella forza di un'unica battaglia simbolica, di un unico assedio che nominava tutti gli altri piccoli, quello raccontato dal nonno, quello a cui è andato lo zio, ed era il nome di quell'esperienza. E quello che va capito è che storicamente quell'esperienza era il tentativo della Grecia di allora di impossessarsi dell'Oriente. Non fate confusione con quel che sta succedendo in questi tempi. Non è l'ennesimo scontro tra Occidente e Oriente, era molto diverso. Ad esempio, in un tratto chiarissimo, i ricchi erano gli orientali. Dovete pensare che per il mondo greco, che noi conosciamo come mondo splendente, come mondo raffinatissimo, ma il mondo greco era un mondo piuttosto rudimentale, non intellettualmente, ma nei modi e nelle ricchezze, era un mondo piuttosto rudimentale. Avevano terre dure anche, tutte spezzettate, col mare in mezzo, che non conoscevano poi tanto bene, una terra difficile. Vai a fare il grano, questi posti greci, quando va bene c'è un po' di ulivo. Questa era la loro civiltà. Dall'altra parte, gli orientali, pelle di ghepardo, trucca agli occhi, mani piene d'anelli, shampoo. Escluderei che Menelaus facesse lo shampoo. Non era quel tipo di civiltà. E l'Oriente per loro rappresentava questo, la ricchezza. La ricchezza che loro non avevano, non potevano spremere da quello che avevano sotto i piedi. E dunque è il sogno di una civiltà, il sogno di riuscire a portare a casa quella ricchezza. In una città, Troia, dalle grandi porte, dalle grandi strade, no? Come simbolo della ricchezza orientale. La storia di Paride e Elena, naturalmente, ma tutte le guerre sono un po' così, no? C'è sempre una ragione, uno spunto narrativo, no? Perché è più semplice tramandarle così. Paride, il rapimento di Elena, o le armi di distruzione di massa, sono leggende, no? Che aiutano. Poi la ragione, in quel caso là, la ragione era la civiltà greca e l'ambizione alla ricchezza dell'Oriente. Vorrei che, prima di sentire in qualche modo ancora due cose, voi vedeste prima di questa guerra, vorrei dirvi in modo semplice chi la combatté, perché tutti i personaggi che voi vedrete passare fanno tutti parte di un unico preciso mondo. E rispetto forse a quello che avete della vostra percezione, quel che può essere importante dire è che erano ragazzi, erano giovani. Achille è entrato in guerra a 15 anni, Patroclo, il suo amato, che era più vecchio di lui, che di solito lo si immagina come un ragazzino, si immagina Achille quarantenne con un ragazzino amato, no, Achille è un ragazzino e c'è uno un pochino più grande di lui che è il suo amato. Gli Agamennone, gli Ettore, Diomede, li possiamo immaginare che entrano in guerra quando hanno 25 anni. I vecchi hanno la mia età, hanno 45-50 anni. I vecchi sono Nestore, sostanzialmente, alcuni combattono come Nestore, l'unico. Priamo, che è un altro vecchio, non combatte, ma è il sovrano. Ulisse, che è una figura strana nell'Iliade, è una specie di via di mezzo, non è più giovane, non è ancora abbastanza vecchio, in questo essere unico in quel posto lì è davvero lui. Non c'è passo che voi ascolterete in questo teatro che riguarda Ulisse che non sia qualcosa di... è un personaggio spostato. Tutti sono qui, Ulisse qua, tutti vanno in su, Ulisse. Combattevano ed erano dei cavalieri. Questo devi essere molto chiaro.
Loro arrivarono con 1013 navi a Troia, non so nemmeno come hanno fatto a parcheggiare, ma 1013 navi, e il numero che ne viene fuori sono 50.000 persone. I troiani erano 5.000, ma si difendevano e avevano molti alleati, Lici, Traci, eccetera, ma in sostanza gli Achei erano molti di più. Ma in realtà era una guerra che è difficile da immaginare, ma combattuta dai cavalieri. Figure che per i greci che coniarono l'Iliade dovevano rappresentare qualcosa come per noi i cavalieri medievali. C'è un riferimento che era passato storicamente, no? E dove comunque loro trovavano, in realtà assai più che noi, i fondamenti del loro vivere civile. Ma c'era una distanza temporale proprio, i fatti raccontati erano come fosse per noi i cavalieri medievali. E come per noi i cavalieri medievali, la traccia, il segno principale è questo specie di galateo del combattimento. E adesso di volta in volta, andando avanti nella narrazione, magari vi racconto alcune tessere di questo mondo strano, che è il mondo dei combattenti aristocratici. Molto più di quanto uno pensi quando legge l'Iliade, questo butta questa storia in una rete di gerarchie che fanno parte delle follie di tutte le aristocrazie. Maria Grazia Ciani, che è la traduttrice sul lavoro di cui io ho poi speso il mio tempo per dare questo adattamento, mi ha dato questa ferale notizia, che nell'Iliade non c'è un solo duello in cui vinca il più povero, non il più vile, il peggiore, il più povero, perché il censo era tutto. E anche una storia raccontata, non dimentichiamolo, dai vincitori. Sono molti di più i troiani a morire, lo dico proprio quantitativamente, di solito muoiono più i troiani, forse per questo universalmente la gente sta dalla parte dei troiani, però in questo anche c'è del genio da parte degli Achei, no? Riuscire a fare una storia da parte dei vincitori nella quale poi tutti amano i vinti, cioè, piace anche, ma non per fesseria, per attenzione, per cura, per capacità di capire le ragioni degli altri, da quelli che hanno l'impero, è come Hollywood. I troiani sono vestiti come i greci, parlano come i greci, hanno i valori che hanno i greci, non era così. Ma è come Hollywood, un modello per tutti. Ma in quel modello poi, quando racconto lui, il perdente, che c'ha il cappellino, mangia l'hamburger, e non è vero, ma lo deve fare perché è un film americano, lì capisco le sue ragioni. E le ricevo. Ettore, Andromaca, quelli che hanno perso. Tutti nel cuore. Gli altri meno. Chi è che ama Achille? Spero lo amerete dopo tutto questo, perché qui lo raccontiamo in un modo un po' particolare. Ecco qua, l'Iliade inizia, proprio l'Iliade, quando questa guerra ha compiuto 9 anni, che è un numero abbastanza, no, non abbastanza, è un numero simbolico per quella civiltà, ma vuol dire tanti anni. È una guerra che si trascina e non si risolve. E la prima pagina di questa bellissima storia si appoggia su un giorno particolare di quel nono anno. Ecco, voglio dirvi una cosa. Ascoltare un uomo che legge è considerato una delle cose più noiose della vita. Ma non era così. Non era così quando eravamo piccoli, ad esempio, che invece che qualcuno ti leggesse qualcosa era il massimo dei desideri. È una cosa che non facciamo molto e quindi si è perso un po' il rito, l'abilità manuale, non so che dire. Quello che possiamo fare noi è leggere meglio possibile. Quello che potete fare voi è prenderla con calma. Distraetevi. Anche casi di sonno sono graditi. C'è una percezione rapsodica delle storie, che è quella di quando si raccontavano in piazza e la gente lavorava, certo il cascare. Ti mancano i pezzi in mezzo, ma però Achille, Ettore... No? È un mondo da abitare, noi lo abitiamo di qua, ma è un mondo da abitare, non è una scalata, non è una fatica, è un mondo da abitare.
canta mio diva al pelide Achille, non c'è, non ha aspettato, inizia un po' diverso. Grazie.